Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Questa parola forte di Cristo Gesù all'inizio del tempo ordinario, che ha questo tempo il fine e l'obiettivo di far assorbire sempre più il mistero di Cristo Gesù, nella sua sapienza la Chiesa comprende questo, non ci vuole ingolfare, ma capisce che gradualmente possiamo accogliere e far nostro il mistero di Cristo Gesù. Gesù ci invita alla conversione e a credere nel Vangelo. Ma che tipo di conversione? Gesù combatte duramente nel Vangelo di Marco una mentalità, ed è questa la conversione che ci chiede, è la mentalità religiosa, cioè che noi dobbiamo fare. Invece Gesù ci chiede proprio una conversione da questo, da una mentalità religiosa ad affidarci, abbandonarci, aver fede in Lui. Questa è la conversione che ci chiede, e quindi questo ci porta anche ad accogliere e a credere nel suo Vangelo, che è la persona di Cristo Gesù. Francesco d'Assisi all'inizio del Grande Testamento dice proprio questo, che il Signore cambiato ciò che gli sembrava amaro, cioè abbracciare i lebbrosi, l'ha cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Francesco, riconoscere l'opera del Signore, si converte proprio quella conversione che Cristo Gesù chiede, ripeto, da una mentalità religiosa, da metterci al centro noi, alla fede in Lui. Allora, come abbiamo pregato nell'orazione all'inizio di questa celebrazione eucaristica, saremo annunciatori e testimoni della parola che salva. Amen.